Con doppio capoccione binaurale, niente, uno fermo, uno in movimento, dotato di telecamerina, così da vedere con la sovrapposizione delle tracce binaurali si dovrebbe avere una sorta di bilocazione spaziale dell'ascoltatore, che si trovano ad ascoltare contemporaneamente da due punti di ascolto differenti. Non sappiamo cosa verrà fuori, è un esperimento puro,
il primissimo, quindi andiamo a vedere che cosa è successo.